siamo addirittura, lei, abbiamo solo i podi vernacolo italiano. Scopriremo anche insieme chi conquisterà la Martonella 2019, perché per chi non lo sa o che non siamo forse magari sfuggita questa novità, c'è l'Arco degli Innamorati proprio qui sotto. Domani mattina chi resta alle 11, appuntamento per la cripta, per poter, ma dopo, ecco, chi rimane, dopo lo diciamo in ristorante, così facciamo prima, perché chi non rimane poi non rimane. Esatto. E quindi c'è la possibilità, il vincitore conquisterà la Martonella in questa piazzetta degli artisti che metteremo a luglio. Quindi già ci sono le 4 edizioni, è una cosa bellissima, seguiteci. Poi domani mattina vedremo anche i ragazzi, gli studenti che andranno in Martonella. Io vorrei iniziare, ecco, proprio per darmi un attimo di respiro, perché sono rimasti gli ultimi, ed è giusto che abbiano il loro spazio, di concludere con un canto, e così premio i saluti dei cantanti. Quindi almeno la cantante che prima non ha avuto lo stesso spazio di avere il suo canto finale, confidiamo con lei, e poi voi preparate i pezzi per la chiusura, e così salviamo Lidia e gli altri. Non mi dite niente, avevo previsto qualcosa di più lungo, ma non ce l'abbiamo fatta, come sempre. Cioè, il nostro sole è talmente lungo, 2 giorni, eh? Volevi dire una cosa? Ah, aspetta un attimo, un secondo, adesso che iniziano a cantare, ok, allora Lidia ci saluta con un quale canto? Con un canto in cui si ringrazia la persona che ci ama, quindi è proprio un ringraziamento a tutti coloro che ci amano, ed è un pezzo di Bon Jovi, quindi anche per chi magari, visto che è internazionale. Bellissimo, quindi un omaggio. Si chiama Thank You For Loving Me. Oh, bellissimo, un applauso a Lidia. Grazie. Thank you.
questo è per te, un omaggio della serata. Dopo per qualcuno, ecco, si trattiene con noi a cena, ve lo dico. Grazie, grazie Lina.